quell'epoca ero un ragazzo di più o meno come voi, anzi più giovane perché avevo 10 anni. E quel giorno lì praticamente si sentiva che c'era proprio qualcosa nell'aria che doveva succedere, perché c'era un movimento strano. Siccome io ero proprio in mezzo ai partigiani, perché li avevo in casa praticamente, no? E c'era una formazione, una squadra di, pare che fossero 17 o 18, che praticamente da alcuni giorni erano sempre in movimento perché si aspettavano anche loro il rastrellamento. E l'astrellamento capitò proprio il 16 di agosto del 1944, che era una giornata bellissima, di sole, caldo, e nel primo pomeriggio arrivò una colonna di repubblichini da Alba e forse anche da Canelli. E il primo scontro con i partigiani avvenne proprio in località Serra Boeri, dove adesso c'è un cippo perché hanno fucilato poi un partigiano. Dunque adesso a evocare praticamente tutta la storia diventa un po' lungo. Comunque si sentirono le prime raffiche proprio nel pomeriggio, perché come sono arrivati i repubblichini sulla collina hanno visto i partigiani, l'ultimo gruppo che si dirigeva verso il bosco, perché erano stati presi in contrattempo, che non si aspettavano che arrivassero fino lì. E allora hanno incominciato a sparare proprio verso i partigiani, alcuni sono rimasti feriti e poi sono stati trascinati dagli altri nel bosco. Allora i repubblichini hanno visto che c'erano dei sentieri, però diventava un po'... alcuni sono partiti per i sentieri a inseguire i partigiani, altri hanno capito, forse qualcuno gliel'ha detto, che c'era una strada carrozzabile, che poi è questa, che potevano arrivare con i camion fino sulla collina. E difatti così hanno fatto, non so, 2 o 3 camion, che sono passati di qua, perché era una strada che passavano con i carri, eccetera. Allora tra soli ce n'era poco. E sono arrivati poi di dietro, dove, praticamente dalla collina di Canova, dove c'è una cappella, ricordo, e di lì li hanno circondati. Quindi quelli che erano rimasti feriti, che non sono più potuti scappare, sono stati uccisi proprio di sotto, e sono quelli cui foto sono nella cappella. Praticamente è durato, il tutto sarà durato un paio d'ore. E poi hanno catturato un partigiano ferito, che era con questi qua, e l'hanno condotto lì, stazione Serra Boeri, interrogato e via dicendo, e poi l'hanno fucilato, dove adesso c'è la lapide sulla strada. Praticamente è questo il sunto molto schematico di quella che è stata quella giornata. Poi... siamo in quinto. Sì.